allarme per il WWF regionale. Per fermare quello che viene definito uno scempio, anche un appello al vescovo di Udine. Sentiamo Marina Presello. Noi abbiamo fatto un appello perché il vescovo, che abbiamo visto in altre occasioni essere sensibile alla natura e poi anche in conseguenza dell'appello del Papa per l'anno della biodiversità che è stato inaugurato proprio in Duomo, ecco, che intervenga, anche se non è una proprietà diretta della Curia, certamente può avere influenza affinché non si facciano degli scempi ulteriori al giorno d'oggi, che si dovrebbe fare il contrario. Un appello al vescovo di Udine, Monsignor Bruno Mazzoccato, per salvare la pineta EFA di Lignano Sabbiadoro. Il WWF regionale, tramite il suo presidente, lancia il grido d'allarme per il caso della pineta marittima che, con il nuovo piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata sulla proprietà EFA, prevede la realizzazione di un villaggio albergo per un totale di 30.000 metri cubi di cemento per 500 posti letto, che andrebbe a cancellare 4.500 metri quadrati di aree di elevato valore naturalistico. Non si tratta di semplice pineta costituita da alberi, ma di un insieme di formazioni vegetali che ospitano animali esclusivi, perché siamo su una fascia ecologica particolare, fronte mare, non è ricreabile neanche da un'altra parte in un posto del genere. Quindi un danno ambientale notevole. Un danno ambientale notevole, per esempio c'è la filirea, c'è la robbia peregrina, il caprifoglio etrusco, tutte specie che sono proprio localizzatissime. Secondo il WWF il villaggio albergo verrebbe a collocarsi in area soggetta addirittura a tre vincoli.